La delegazione sindacale del Comune di Arezzo ha deciso all'unanimità di trasmettere al sindaco e al prefetto la formale dichiarazione di stato di agitazione e la richiesta di tentativo preventivo di conciliazione del personale. Questo l'annuncio fatto oggi a poche ore di distanza da quello che sembrava l'ultimo atto di una lunghissima e snervante vertenza sindacale. La Corte dei Conti, dando ragione alla Giunta, ha infatti messo nero su bianco la possibilità di liquidare il salario accessorio ai dipendenti del Comune di Arezzo. Subito dopo, proprio i rappresentanti sindacali dell'ente hanno incontrato la dirigente del personale Valeria Meloncelli ed è lì che è mancata la comunicazione dell'erogazione del salario che ha messo di nuovo in allerta la RSU. Probabilmente l'assenza del sindaco per qualche giorno e l'imminente ingresso a Palazzo Cavallo del nuovo segretario generale, che prenderà anche il ruolo di capo della delegazione trattante di parte pubblica, hanno pesato sulla mancanza di una delibera di giunta che recepisse i dettami della Corte dei Conti e mettesse nero su bianco l'erogazione del salario con relativi modi e tempi. Aver sentito poi citare, anche se fosse a titolo soltanto di esempio, di una preintesa ha fatto drizzare le antenne ai rappresentanti dei lavoratori. Alla conferenza stampa della RSU hanno preso parte anche i consiglieri comunali Maristella Cornacchini, Roberto Bardelli, la presidente della commissione Giovanna Carlettini e l'assessora al personale Barbara Magi, che ha voluto intervenire per ribadire come la Giunta si sia impegnata a risolvere problemi maturati tra gli anni 2007 e 2014. Lo scambio è stato corretto ma acceso. Che si è trovato la soluzione. Allora tutte le colpe dei nostri, cioè veramente, cioè fate benissimo, cioè solo che bisognerebbe capire da dove è nato il problema e poi da lì a fare un'analisi di come si sono comportate le persone per cercare di risolvere il problema. Comunque benissimo. Ma chi è che va a ufficialmente ieri mattina sul sito alle 9. Io col sindaco non ci avevo ancora parlato, ragazzi, non avevo parlato con la Guiducci perché la sentenza è arrivata martedì pomeriggio sul sito. Sì, ma io se devo dire una cosa la dico quando ma se si vuol fare l'assessore bisogna assumersi anche delle responsabilità quando è il momento perché dalla riunione di ieri siete usciti delusi, è mancata una comunicazione completa da parte della Giunta? Sì, la Giunta non c'era, c'era il dirigente al personale che non ha potuto prendere impegni sulle procedure da seguire e ha perfino adombrato la possibilità di ricominciare da capo con preintese che vadano di nuovo al revisore dei conti e quant'altro, cose assolutamente inaccettabili e improponibili sei mesi dopo la firma della preintesa del 12 ottobre scorso. Quindi mancava la parte politica, secondo me è stato un errore non esserci, perché solo la parte politica poteva dire quali erano le intenzioni che la Giunta avrebbe voluto seguire nei prossimi giorni. Comunque, non drammatizziamo niente, quello che non è stato fatto ieri può essere fatto tranquillamente nei prossimi giorni. Noi abbiamo e consegniamo stamani lo stato di agitazione che l'Assemblea dei dipendenti aveva deliberato il 13 marzo scorso come atto dovuto. Lo aspettiamo quindi di conseguenza anche il tentativo di conciliazione che il prefetto farà la prossima settimana. Io penso e mi auguro, prevedo anche che per quella data la Giunta avrà preso le decisioni che deve prendere, e cioè autorizzare la sottoscrizione della preintesa e deliberare il pagamento del salario accessorio ai suoi dipendenti entro Pasqua. Effettivamente ci aspettavamo che la conclusione praticamente di questa vicenda, ormai rimandata da tanto tempo, soprattutto perché i lavoratori che noi rappresentiamo
aspettano la conclusione e soprattutto di percepire il salario che in realtà è lì fermo che deve essere erogato. Noi come CSA ci aspettiamo nei prossimi giorni, vista diciamo, l'incontro anche di oggi in conferenza stampa con le parti pubbliche, ci aspettiamo ovviamente che l'amministrazione prenda una decisione definitiva e soprattutto si appresti quanto prima ad adottare i provvedimenti di competenza per erogare questo salario accessorio che effettivamente, voglio solo ricordare, è sospeso dal 2014 in merito alle economie residuali per le eccellenze del, appunto, del salario accessorio 2014. Poi ci sarebbe da erogare il salario accessorio 2015 e le economie residuali per le eccellenze 2015 e in più ovviamente quelle 2016 con le relative eccellenze. Ecco, è in arrivo il segretario generale nuovo che insomma è la parte pubblica, rappresenta la delegazione trattante, quindi la vostra controparte nelle trattative. Questo vi preoccupa oppure no? È stato messo un punto fermo inderogabile? Ma il tutto dipende giustamente da, dal neo segretario, che di sicuro rivestirà il ruolo di presidente della delegazione trattante. E quello che ci preoccupa è eventualmente se dovesse ripartire la trattativa ex novo. Allora questo effettivamente ci potrebbe sinceramente preoccupare. Ma speriamo appunto che ciò non avvenga in virtù di un processo diciamo, durato ormai parecchi mesi e che ci ha portato dopo lunghe e estenuanti trattative a sottoscrivere le preintese del 2015-2016, 12 ottobre ultimo scorso.